Pasolini ha avuto molti processi. Con l'occhio di oggi, lei pensa che Pasolini era un perseguitato? Ma vede, lui andava cercandosi dei guai, per la verità. Non parla adesso della sua opera, ma anche un po' della sua vita spicciola. E allora è chiaro che sia stato, a mio avviso, un po' forzato, sia il dargli addosso giudizialmente. In fondo ci sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia e dal tempo. Adesso che rivedo questo mondo è come vederlo per la prima volta. Volti e luoghi svaniti, in un presente che non è e un passato che ritorna. Immagini che si ripetono, immagini che ricreo a partire dall'idea che altri si sono fatti di me. Me la sono cercata, me l'andavo cercando. Nessuno è responsabile.